Porterai lo stesso a casa tre bambini, solo non nel modo che avevi immaginato tu. Noi è un titolo estremamente significativo, diciamo troppo io. Quindi già una serie che parte con noi parte bene. Noi racconta la storia di una famiglia formata da Pietro e Rebecca e dei loro figli che sono Claudio, Daniele e Kate. Fantastici tre, ci siete? La chiamo una serie quantistica. In qualche modo in questa serie il tempo non esiste, perché loro sono legati da un sentimento che, come tutti i sentimenti, non hanno età. Quindi loro viaggiano nel tempo, con i loro sentimenti, con le loro incapacità, con le loro fragilità. Un groviglio, diciamo così, di scelte personali, avventure comunitarie, insomma, attraverso questi personaggi credo l'ambizione sia anche rivedere cosa siamo stati tutti, per l'appunto, noi negli ultimi 40 anni. Il terzo bambino l'abbiamo perso. Per me questa è una serie che fa un po' da specchio per lo spettatore, perché lo spettatore tramite i personaggi ha la possibilità proprio di ragionare sui propri ostacoli, sulle proprie sfide. Io ce l'avevo un'idea di come avrei voluto che fosse la mia vita. Me la sono mangiata la mia vita. Ogni personaggio, anche se molto caratterizzato, anche se molto specifico, in realtà colpisce ognuno di noi da qualche parte. Mi chiamo Daniele Peyrou. Sono tuo figlio. Parla della realtà, dei problemi che ci sono all'interno delle famiglie. Potrò anch'io avere degli stracci di vita soltanto mia, no? Ciò che accade all'interno dei legami tra fratelli, tra padri, figli, madri, figli. Anche perché questa è una serie che parla del desiderio di una famiglia, no? Di creare quell'equilibrio, quell'armonia, quell'amore familiare che tutti noi desideriamo avere. Lei è mia mamma. È una serie talmente intima, è talmente coinvolgente. Si ride, si piange e si empatizza. La domanda è come si costruisce la felicità. E il messaggio veramente forte è che la famiglia, l'inclusione, non dipende dal sangue, dipende dalle scelte che si fanno per amore.